andiamo con donne e così. Bene, prima distinzione, ci sono due tipi di bunny hop, questo è il bunny hop inglese a ruote pari. E anche con una mountain bike elettrica è molto molto semplice, basta portare il peso verso il basso, tirare un po' verso l'alto con le mani e abbassare i talloni per creare grip sui pedali. Soltanto che il bunny hop inglese a ruote pari ci serve in questi contesti, quindi per fare dei saltelli laterali oppure per girare sul proprio asse, ed è una manovra molto molto trialistica. Quello che invece bisogna imparare sui trail è questo, il bunny hop americano. Quindi prima si alza la ruota davanti grazie al manual e poi si alza anche quella dietro. Per alzare la ruota dietro c'è questo movimento di caviglie unito a un movimento di bacino che bisogna innanzitutto interiorizzare ancora prima di pensare di saltare qualsiasi cosa. Per cui il primo esercizio che vi consiglio è questo: sguardo sempre bello avanti, pedali flat con delle buone scarpe flat, carico la bici verso il basso e poi mi spingo verso l'alto facendo praticamente un piccolo salto, porto in avanti il bacino e ruoto con anche le braccia e con i polsi in avanti per cercare di aiutare un pochino questa alzata della ruota posteriore. Lo sguardo è sempre avanti e l'atterraggio è sempre bello morbido. Abituatevi come ad avere una bici front, quindi cercate sempre di atterrare belli morbidi. Qui vediamo adesso nel dettaglio il bunny hop americano, dove parto col manual, quindi è la stessa identica azione del manual, e poi appena la ruota davanti passa l'ostacolo devo fare proprio un saltino e fare la stessa manovra che ho usato prima per alzare la ruota dietro. Posso aumentare l'altezza degli ostacoli, ma il consiglio è partire per gradi, quindi iniziate con degli ostacoli bassi e poi piano piano potete anche portarvi su quelli più alti. Carico come per iniziare un manual e poi salto bene in alto e in avanti. Cercate di non guardare l'ostacolo, questa è una cosa che viene purtroppo da fare anche a me ogni tanto, ma quando siamo sui trail l'ostacolo è sempre quello che abbiamo davanti 5 metri a noi. Qua mi sono sforzato tantissimo di guardare subito avanti, anche perché poi c'era la curva per andare giù nei boss. Quindi arrivo bello dritto, mi abbasso, carico l'e-bike, parto col manual e poi salto e cerco subito di atterrare a gomiti larghi e gambe morbide. Qua nella visione laterale si vede bene, carico l'e-bike, il manual qua non è neanche tanto alto, è proprio una questione di tempistica che appena parto col manual e la ruota davanti ha passato l'ostacolo, subito devo scattare velocissimo e fare un salto verso l'alto. Quindi spero di avervi dato dei consigli utili, come sempre fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua sotto, ma ricordate, bisogna imparare prima il manual del bunny hop. Trovate il link al tutorial su come fare manual sotto in descrizione. Ciao!